Alla fine, sotto la pressione dell'emergenza carnevale, la bomba a bilancio del comune di Viareggio sta iniziando a scoppiare. Il sindaco Leonardo Betti ha convocato la stampa dopo l'incontro con la Fondazione Carnevale di questa mattina e ha fornito una prima cifra approssimativa del buco del bilancio comunale, oltre 40 milioni di euro. È per questo, spiega il sindaco, che non possiamo dare ancora soldi al carnevale, nemmeno per ricoprire le spese del 2014. Tutto questo, dice ancora Betti, è il frutto di una gestione a briglia sciolta del comune, senza controllo sulle spese e sulle società partecipate. Quest'anno il comune ha già ripianato 4 milioni di euro, ma bisogna ancora coprire un buco di 6 milioni. È naturale che con una situazione del genere, con un indebitamento simile, sono bloccate le spese per il comune di Viareggio, quindi ci troviamo nell'impossibilità non soltanto di versare il contributo alla Fondazione Carnevale o alla Fondazione Puccini al momento, ma ci troviamo anche nell'impossibilità di versare il minimo vitale alle persone che ne hanno estrema necessità. Quindi non è il sindaco, la giunta, il consiglio comunale che non vuole dare queste somme. Cautelativamente queste somme sono bloccate perché c'è un disavanzo di altri 4 milioni e mezzo che deve essere evidenziato. Se continui a fare le spese come sono stati fatti nel corso degli anni senza andare a evidenziare la reale situazione economica del comune di Viareggio, continui a alimentare questo buco. Betti ce l'ha soprattutto con una serie di acquisti, secondo lui totalmente sbagliati, compiuti in passato dal comune. Come la circoscrizione Marco Polo o la scuderia Sabrata nel Viale dei Tilli, beni che il comune era già proprietario del diritto di superficie e sono stati acquistati, quindi spese che non andavano fatte, spese che dovevano quindi essere controllate come dovevano essere controllate le partecipate. Purtroppo siamo arrivati al limite, purtroppo la situazione è drammatica, però ho intenzione di gestire al meglio questa situazione.